circuito di Monaco è uno degli appuntamenti più attesi dagli appassionati di Formula 1 di tutto il mondo. Per i piloti è certamente un banco prova veramente severo. Si lavora di precisione millimetrica, chirurgica, sui cordoli e soprattutto sulle barriere, sulle quali anche con monoposto ad 800 kg il pilota può pensare di appoggiarsi per tenere e fermare un sovrasterzo di potenza in uscita curva. Bene, partiamo sul non rettilineo di partenza, sulla curva continua che porta alla staccata della Sandevoort, dove si scarica la settima marcia, si arriva a 280 km/h, la frenata è molto tecnica, l'asfalto mosso non è continuativo e quindi ci possono essere bloccaggi dell'anteriore destra per effetto dell'inserimento in curva, ma prima ancora c'è una lieve controcurva a sinistra che può portare al bloccaggio dell'anteriore sinistra e questo è veramente molto difficile perché si arriverebbe ad annullare la direzionalità della monoposto. La Sandevoort si può fare aggredendo tutto il cordolo interno di terza marcia e poi sfruttando la coppia del motore e soprattutto un differenziale molto morbido il pilota inizia a salire per il Massenet e si scarica tutto il cambio fino in sesta marcia, 280 km/h. Arriviamo nella parte più alta della Massenet dove la pista scompare, si piega a sinistra e bisogna scaricare due marce. Di quarta marcia si affronta al Massenet con una curva lunga, continua, dove il pilota deve cercare di trovare il buon bilanciamento della monoposto e poi avere un avantreno a lama. Cosa vuol dire? Tanto carico, precisione e camber per nella controcurva avere una monoposto che è perfetta nella precisione di guida. Non si deve perdere neanche un centimetro per avere una linea di traiettoria che compensa tutti gli avvallamenti dell'asfalto e soprattutto poter accelerare con qualche metro di vantaggio. Quindi questo vuol dire avere un avantreno bello ancorato, bello preciso sulla sede stradale. A quel punto si scaricano due marce e si fa già la grande frenata per la Mirabeau alta, una curva dove si deve fare in terza marcia, secondo opzionale, curva continua, cieca, a destra, dove il pilota deve lavorare di misura sapendo già che nella parte esterna dell'uscita del Massenet potrà scaricare completamente il gas e soprattutto lavorando con nuovi settaggi di differenziale dovrà avere una trazione eccellente e formidabile perché siamo in seconda marcia, quindi c'è tanta coppia che spinge il posteriore. Ma bisogna evitare sovrasterzi che sono dannosi e potrebbero portare l'asse posteriore a toccare contro le protezioni. E poi abbiamo la curva del Grand Hotel, la più lenta della stagione, 60 km/h, 58 km/h e viene effettuata comunque in seconda marcia, il pilota guida mani incrociate, si perde sensibilità in quel momento e bisogna aspettare che la curva sia completamente finita, questa 180 gradi, per aprire in progressione il gas e a quel punto accompagnare la macchina sulla destra, tagliare tutto sul cordolo interno per fare la Mirabeau bassa e portarsi sulla curva del portiere. Anche in questa fase abbiamo l'asfalto che è molto sconnesso, quindi è difficile gestire la sterzatura quando si scende al cordolo e soprattutto avere un retrotreno che non va in sovrasterzo perché diventa poi problematico inserire al portiere, che viene effettuato in seconda marcia, terza appoggiata e poi si scarica tutto il cambio per il rettilineo più veloce del circuito. Si entra sotto il tunnel già di quinta marcia, si scarica la settima, viene affrontata la curva in pieno sotto al tunnel, che di fatto è una vera e propria curva a 290 km/h e poi ci si prepara in discesa per la frenata della chicane. Una chicane che è molto impegnativa perché abbiamo tanto trasferimento di carico. In gara bisogna guardare gli specchietti, ci possono essere piloti che tentano il sorpasso e la decelerazione è così potente che si può arrivare addirittura a bloccare l'anteriore sinistra, perdere direzionalità e mancare quindi quella che è la linea di traiettoria ottimale e il cambio di direzione per questa variante, che è veramente molto tecnica, perché quando si pizzica il cordolo interno il pilota poi deve essere già a gas completamente spalancato per fare quarta e quinta marcia e arrivare al tabaccaio, curva che viene effettuata in quinta marcia, cieca a sinistra, velocissimo, dove bisogna avere i riferimenti millimetrici per i piloti e poi si fa in pieno la prima chicane delle piscine, che è molto tecnica e soprattutto porta del leggero sovrasterzo in fase di uscita perché si fa gas completamente aperto e soprattutto il passaggio sui scordoli alza la monoposto, fa entrare aria, si perde una quota di effetto suolo e quindi diventa veramente una curva tecnica, la curva per i piloti migliori.
migliori, dove possono fare la differenza. A quel punto, seconda marcia dentro, si fa la chicane più lenta, quella della seconda delle piscine. Bisogna avere un'uscita chirurgica perché si arriva veramente molto vicini al cordolo esterno, quindi il pilota deve lavorare di gas ma di sterzo in contemporanea, in grande sincronizzazione, per evitare di avere fenomeni scomposti del retrotreno. E a quel punto poi, con una frenata modulare molto allungata, si butta dentro la macchina nella curva della Rascasse. E c'è poco da fare, è una traiettoria guidata, sono due angoli da effettuare in un tempo solo, con la vettura senza mettere giù il gas, e a quel punto, soltanto a fine curva, si appoggia il piede sul pedale del gas e si sfrutta molto la trazione elettrica in questa fase, che è più favorevole in fase di accelerazione, per fare il breve allungo con una marcia dentro di terza che ci porta l'Antonino Guess. In questa fase la pista scollina, quindi quando si è inserita la macchina si ha proprio un effetto fisico di alzamento della vettura e poi allargamento della traiettoria. Bisogna anticiparlo di sterzo e di gas. Soltanto quando la vettura si è appoggiata si può rimettere giù di seconda, terza marcia, e poi si scarica di nuovo tutto il cambio per il rettilineo non rettilineo principale. Ma dato che stiamo parlando di uno dei circuiti storici della Formula 1 con tanto glamour, vogliamo, attraverso Rebecca Menichino, raccontare un po' la storia di questo circuito, del suo glamour e di tutto il fascino che gira intorno al Gran Premio di Monaco. Se parli ad un tifoso di Formula 1 di Monaco, gli si illuminerà lo sguardo. Monaco è quel tocco di vintage e di modernità al tempo stesso. È il passaggio di Senna nel 1984 sul tracciato bagnato, sono i sorpassi azzardati, i palazzi storici, la vittoria di Ricciardo con il tuffo in piscina. Monaco è il glamour della Formula 1. La tradizione motoristica di Monaco è portata avanti fin dal lontano 1929 con le prime gare. Ma questo tracciato vanta anche di essere il secondo Gran Premio della storia ad essersi disputato. Correva infatti il maggio del 1950 e l'unica gara ad essersi disputata era stata Silverstone. Fin dal primo Gran Premio, Monaco ha rappresentato l'occasione perfetta per attirare su di sé e sull'intero circus una luce particolare che prima d'allora non si era mai percepita. Non solo le vetture sfrecciano tra i palazzi storici del Principato accanto a yacht e casinò. Monaco è il punto di riferimento anche per le celebrità e per quanti hanno scelto di abitare nel prestigioso Principato. Lo scenario che fa da cornice alle monoposto è da favola, circondato dalle montagne, ma a due passi dal mare. Per non parlare dello champagne e dei principi e principesse che premiano i piloti. Non a caso, vincere qui rappresenta la vittoria più prestigiosa dell'anno. Ma negli ultimi anni, con l'avvento di Liberty Media, questa tappa è cambiata. Nel passato il weekend di gara si svolgeva su 4 giorni, con le prime prove il giovedì, al fine di lasciare il venerdì dedicato ai momenti più fashion dell'intero weekend, in cui vi erano cene e balli di gala, sfilate delle celebrità che affollavano il Principato. Oggi, invece, il format ricalca quello di tutti gli altri Gran Premi, con le prove il venerdì ed il sabato. Inoltre, il glamour che contraddistingueva Monaco si è spostato verso l'America. I Gran Premi di Las Vegas e di Miami sono ora veri e propri show, dove le vetture passano quasi in secondo piano, oscurate dalle mille luci e celebrità che si susseguono nel corso del weekend di gara. Questi due eventi, oramai cari al tanto complesso calendario della Formula 1, non hanno tolto quel fascino che era tipico di Monaco. Tuttavia, il Gran Premio di Monaco continua ad essere una tappa fondamentale ed intoccabile, poiché è stato il primo momento in cui lo spettacolo, fuori e dentro la pista, si fondevano. Tutti i Gran Premi che spettacolarizzano l'evento della Formula 1 devono comunque riconoscere a Monaco di essere stato il primo a fare di questo sport uno spettacolo a 360 gradi. Insomma, Monaco continua ad essere l'incontro perfetto tra il glamour e la velocità.